dai, sono contento sia per il gol mio che di Carboni. Era da un po' che non provavamo questa emozione. Poi, di fronte a questo pubblico, è veramente bello segnare. Siete fatto un particolare, cioè, probabilmente lo volevi dopo le 2 giornate di squalifica, no? Insomma, poi il fatto che non sei entrato subito titolare domenica scorsa, insomma, eri bello carico. No, vabbè, domenica scorsa, per dire la verità, ancora avevo un po' male al polpaccio, l'infortunio che ho avuto, quindi non stavo ancora bene fisicamente. Sono contento, soprattutto perché con la Paganese è una diretta concorrente, quindi questa era una partita da vincere, l'abbiamo voluta tutta la settimana, tutti i ragazzi, e ci siamo riusciti. A proposito di partitone, l'hai fatto tu il partitone, dopo diciamo quella... Diciamo che ci voleva dopo l'errore di domenica, diciamo. È stato bello vincere questa partita, tutta la squadra ha fatto un'ottima partita, poi il pubblico ci dà una grande mano. Io poi questa settimana l'ho passata un po' male, diciamo, dopo l'errore, però ho avuto sia la fiducia dei tifosi, dello staff, L'applauso della finale, squadra. Come? che ti hanno Sì, fatto per è stato meraviglioso, è stato un'emozione. Ma l'hai sentita quella voce che ti hanno detto non lo fare più? Eh? Quello che hai Mazzini, ma è stata una partita davvero nervosa o la posta in palio in pratica ha giustificato qualche espulso di troppo? Perché non ho visto proprio un nervosismo contro il giocatore, ma solo finalizzato chiaramente alla posta in palio. Sì, è chiaro che quando si giocano queste partite c'è un po' più di tensione perché la posta in palio è alta, però penso ora sull'espulsione di Mariotti non lo so perché non l'ho vista, l'ho girata, però sulle espulsioni loro penso siano state... Ora, il regolamento sulla prima non lo so, però la seconda, quello mi ha dato una gomitata palla lontana, quindi penso sia ineccepibile. L'azione della rete è stata molto bella. Sì, no, ma... Tutta di prima. Sì, l'importante è continuare su questa strada che abbiamo intrapreso già da tempo. È normale che, diciamo, tra virgolette, è stato il primo periodo difficile, che abbiamo avuto delle difficoltà perché venivamo da dei pareggi consecutivi, da una sconfitta, quindi siamo riusciti ad affrontarlo nel migliore dei modi, soprattutto grazie alla gente, a noi stessi che non ci siamo disuniti, e questo penso che a livello umano e caratteriale ha dato una dimostrazione di forza e solidità di questa squadra. Mangoni, Paganese con Cessina, però mi pare che uno solo sia l'intervento degno di nota, anzi forse solo tiro in porta, a Sì, parte rigore. è stata una partita combattuta, diciamo, su delle squadre. Noi abbiamo giocato benissimo perché loro hanno creato veramente poco, a parte che il rigore, secondo me, a mio avviso, non c'era neanche, diciamo, perché Narducci era girato, non guardava neanche il pallone, aveva messo le mani dietro la schiena per non toccarla con la mano e purtroppo la palla ha battuto lì e l'arbitro ha dato il rigore. Però diciamo che noi abbiamo fatto una partita ineccepibile. Un'ultima domanda, gli attaccanti nelle ultime 2 settimane sono stati messi un po', diciamo, sulle migliottine. Oggi si è tornato a segnare e hanno dimostrato che avete dimostrato che non state mai lontanati. No, vabbè, ma è normale che una piazza come Catanzaro ci tenga a vincere. È normale, si vince se si fa un gol più dell'avversario, quindi noi, tra virgolette, siamo sempre sotto esame, però questo per noi è una motivazione in più perché pure noi, credetemi, che ci teniamo a far bene e di fare un campionato esaltante, quindi più che qualcosa contro, diciamo che ci dà ancora più motivazione. Un gol come quelli di oggi non ci si aspetta in Champions League o in Serie A, ma non in seconda divisione. Esagerare. Non c'è una via di mezzo in questo posto. Va bene, bene o male, male. No, a parte gli scherzi, sono stato... Innanzitutto devo ringraziare Schillaccio perché ha messo una grande palla. A palla giusta e con i tempi giusti. Io ho visto il portiere che ha fatto quel mezzo passo in avanti, non è andato convinto e l'unico modo per segnare era quello. Stato bravo e fortunato. Diciamo una giornata perfetta. Abbiamo messo a sentire le polemiche delle ultime settimane. No, ma io voglio solo dire una cosa, non voglio fare polemica e niente, sono contento. Però non ero scarso prima e non sono un fenomeno adesso. Sono un giocatore, penso e spero di essere importante per questa squadra e voglio che la squadra cresca insieme a me. Senti, grande prova da parte tua e dei tuoi compagni contro una diretta
Sì, evidentemente dovevo giocare solo contro le squadre forti. Perché non si capisce, tutte le volte che ci abbiamo a fare una partita importante cambiamo, praticamente entriamo in campo con la giusta determinazione, con la mentalità giusta, che è quella che alla fine ci contraddistingue, fa la differenza. E noi però dobbiamo capire che questa determinazione qui la dobbiamo mettere anche contro le squadre, tra virgolette, minori, bravo. Anche oggi non ci andavano giù leggeri, sì, oggi è ancora peggio, poi l'arbitro aveva il cartellino facile, quindi poteva finire anche... sì. Mi dispiace per Ale, però stava aspettando solo quello l'arbitro, di mettere la parità, sì, la parità numerica, però siamo stati bravi perché sinceramente il gol che hanno fatto loro, vabbè, noi tutte le volte ci danno i rigori in una maniera troppo facile, ci danno il rigore contro, noi penso ci hanno dato solo due rigori forse dall'inizio dell'anno. Allora, questo l'undicesimo. L'undicesimo rigore, vabbè, ci poteva stare, però volevo dire, abbiamo preso una bella mazzata, io personalmente ho preso una bella mazzata lì sull'1-1, perché comunque passi in vantaggio contro una squadra forte, perché la Paganese dopo il Perugia secondo me è la squadra più forte, noi possiamo dire la nostra, però la Paganese è una grossa squadra. Siamo stati bravi perché dopo il gol abbiamo cominciato di nuovo a sudare, a lavorare e a crederci fino alla fine. Ha detto che Paganese e Perugia sono le più forti, le avete battute entrambi, pareggiato con l'Aquila, domenica c'è la quinta, diciamo, di questo lotto iniziale. La conclusione è qua. Conclusione, io di solito facciamo un discorsetto sempre prima di iniziare la partita, ed è quello di dare tutto, di essere cattivi, ma non di cattivi di dare schiaffi, pugni, calci, cattivi a livello agonistico, che in questa categoria è fondamentale, fa la differenza. E poi sacrificarsi per il compagno, fare una corsa in più per il compagno, questa è l'arma vincente.